E mezzo fa, quando vestiva la maglia del Basilea, si è reso protagonista di comportamenti antisportivi nei confronti dei giocatori della squadra israeliana del Maccabi Tel Aviv e oltretutto dichiarò che la bandiera sionista non doveva apparire in Champions. Volevo chiederle qual è oggi la sua posizione in merito a tali atteggiamenti e dichiarazioni indegne. Non ho mai dichiarato una cosa del genere. Non mai. Ho giocato le due partite senza problemi, ma dichiarazioni di questo tipo non sono mai state mai pronunciate. Credo meglio di non voler aggiungere altro, perché può darsi che alcune mie dichiarazioni vengano interpretate diversamente. Spero che il problema era si è chiuso lì, nel senso ho giocato le due partite e così fu. Chiude l'argomento. Sono apparse su tutta la stampa inglese, non è che ne sono. Sì, può darsi che la stampa ha scritto quello che avete letto, ma io non ho mai... Non è poi detto che quello che scrive la stampa è tutto vero e quello che dice dalla parte opposta sia falso. Ogni tanto si sbaglia un po' noi, un po' voi, facciamo un po' per uno, non hai detto, no? Certamente. No, lei mi deve spiegare perché crede alla stampa e non crede a quello che dice lui. Lui ha detto che non l'ha detto, punto. Non è che deve insistere, secondo me. No, dato che questa è la società che porta avanti il fermi. Se il giocatore dice non ho mai detto così, perché lei non crede a lui e crede a quello che ha detto? Mi scusi. Perché ho trovato riscontri ovunque. Scusi, ma ce l'ha qui di fronte, ha sì, detto che non l'ha dichiarato. Ho capito, ma è legittimo fare. Allora lei sta dando del bugiardo? No. Non sto dando del bugiardo, io gli ho chiesto conto di quello che ho letto. Allora, se lui gli dice che non l'ha mai detto, punto. Sì, no, volevo precisare semplicemente che non è che me lo sono inventato. Ma l'abbiamo capito che non se l'ha inventato, ma lui ha smentito, vuol dire che... Sì, bene, no, ma dato che questa è la società del fair trade, del terzo tempo, eccetera, eccetera, ho detto. E ce ne vantiamo pure. E che Pradè martedì... E che martedì scorso Pradè ha detto che noi cerchiamo di prendere giocatori con grandi qualità morali, appunto, esatto. Gliene chiede e ce ne vantiamo pure. Mi sembra legittimo fare domande del genere. Lei ha fatto una domanda legittima e lui ha risposto, mi pare, chiaramente. Più di così non si può.